Buongiorno a tutti, grazie di partecipare, ben trovati, grazie di aver aderito a questa iniziativa. Dicevo buongiorno a tutti, grazie di aver aderito a questa iniziativa che nasce anche dalla osservazione di come negli anni sia cresciuta l'esigenza e la richiesta di compliance. Inizialmente, quando abbiamo iniziato ad occuparcene, si trattava di un adempimento da porre in essere un po' obtorto collo. Adesso è diventata un'opportunità di miglioramento delle realtà organizzative, un fattore di gestione e riduzione del rischio e quindi decisamente un'opportunità di creare valore al business. Questo lo dimostra anche la partecipazione massiccia a quest'evento che abbiamo voluto declinare sotto appunto il cappello della compliance attraverso più tavole rotonde organizzate nel corso della giornata, che rappresentano e affrontano i temi che ci vedono più coinvolti. L'ottica quindi è proprio quella di condividere con voi partecipanti le esperienze maturate da noi professionisti e maturate dai colleghi relatori esterni che ringrazio di aver aderito a questa iniziativa e che sicuramente aggiungono grandissimo valore alla giornata. Ci tengo e quindi mi permetto di ringraziarli e di presentarveli complessivamente tutti i relatori esterni che parteciperanno oggi ai vari tavoli e parto dal primo tavolo che vede la partecipazione del dottor Alessandro Foti, CEO di SHQ Consulting SRL e rappresentante dell'Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, della quale lui stesso poi ci parlerà nel corso del primo tavolo dedicato a capire un po' insieme come sono passati questi primi 20 anni dal decreto legislativo 8 giugno 2001 ad oggi. Il secondo tavolo invece dedicato alla materia della data protection e in particolare al nuovo ruolo del DPO vede la presenza di un altro relatore che ringrazio in modo particolare, un relatore con il quale abbiamo stretti rapporti di lavoro ed è l'avvocato Calogero Costa, Compliance Officer e DPO di Banca PSA, e quindi anche appartenente al gruppo Stellantis. Il terzo tavolo vedrà la partecipazione dell'avvocato Cristiana Luciani, funzionario del Garante per la protezione dei dati personali. Anche qui lo scopo di questa partecipazione è parlare dei temi di data protection e il trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro con un apporto specifico dell'esperienza del Garante. Ed infine il quarto tavolo vedrà come relatore esterno il dottor Alessandro Rodolfi del Hermes Centro per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali. Lasciatemi anche ringraziare le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa, che hanno dato il loro patrocinio e che hanno aperto ai loro associati e mi riferisco in particolare appunto all'Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, ad Asso Franchising, a Confindustria Bergamo, Confindustria Romagna, Confindustria Emilia Area Centro e Hermes Centro per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali. Un'ultima informazione di servizio, avete la possibilità di fare domande, le domande potranno essere fatte in chat, al termine di ciascuna tavola rotonda sarà dedicato un momento, uno spazio a rispondere ai vari quesiti. Sarei molto lieta che questi ci fossero perché sicuramente rappresentano un arricchimento anche a quello che vuole essere veramente un confronto con voi.
Allo stesso modo vi faccio presente che a partire da domani, sia sul sito sia sul canale YouTube dello studio, sul sito dello studio nella sezione eventi saranno presenti le slide, il materiale e la registrazione dell'evento. Questa era una cornice di riferimento complessivo per la giornata che ci vede insieme, anche diciamo, per rispettare lo stretto calendario, gli stretti orari che ci siamo dati. Io darei inizio al primo incontro, oltre al dottor Foti che vi ho già presentato. Il primo incontro vede la partecipazione di due colleghi e amici dello studio, e quindi l'avvocato Bertuzzo e l'avvocato Daniele Ghedi. Questo primo incontro è dedicato ai 20 anni, a questo compleanno importante della 231. Crediamo che nel corso di questi 20 anni, come è cambiato per noi il nostro lavoro sulla 231, io ricordo sempre che quando all'inizio andavo a proporla alle società, ai nostri clienti, tutto sommato la risposta era: ma se non lavoro con le pubbliche amministrazioni, se non lavoro nel pubblico, è qualcosa che non mi interessa. Ecco, da questa risposta ad oggi sembra passato un secolo, non sembrano passati 20 anni, e questo, come vedremo all'inizio con l'avvocato Bertuzzo, è dovuto anche a un cambiamento significativo del panorama normativo, al fatto che altre, se facciamo anche un'analisi di diritto comparato e quindi guardiamo oltre i confini nazionali, troviamo delle normative in qualche modo avvicinabili alla 231, è cambiata però anche la prassi, sono cambiati, c'è stata una indicazione importante, un beneficio importante da quelli che sono i codici di comportamento, le associazioni di categoria, e quindi anche gli operatori del diritto, anche noi operatori del diritto, abbiamo avuto delle indicazioni pratiche per accompagnare le società in questo processo. A questo si è aggiunto un arricchimento significativo del novero dei reati presupposto, e si è poi aggiunto un elemento altrettanto importante sul quale si soffermerà l'avvocato Ghedi, che è quello che ci viene dalla giurisprudenza. Quindi attraverso la relazione dell'avvocato Ghedi andremo a vedere quella che è stata nel corso di questi 20 anni, il contributo della giurisprudenza, quali sono stati i principi più applicati. E con Alessandro Foti invece analizzeremo quello che è stato un salto importante di questa normativa, cioè il suo allargamento nel 2007, all'inizio nel 2007 per i reati in materia di salute e sicurezza, e poi nel 2011 con i reati in materia ambientale. E quindi dicevo un salto importante perché siamo passati da avere reati presupposto unicamente dolosi ad avere reati presupposto colposi. Ecco, questo è un pochino il fil rouge del nostro intervento. Io credo di avervelo riassunto e lascerei quindi la parola ad Alberto perché possa iniziare a darci il panorama di riferimento. Auguro a tutti buon lavoro e ci aggiorniamo al seguito dell'intervento. Grazie. Buongiorno a tutti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti, grazie a Roberta per questa esauriente introduzione. Ecco, il mio compito, come ha già sottolineato Roberta, è quello di svolgere alcune riflessioni sull'interazione tra il mondo della compliance e il decreto legislativo 231. Inizio subito con una domanda. Cosa vuol dire compliance? Compliance vuol dire conformità, vuol dire rispetto. Rispetto di cosa? Rispetto delle regole. La compliance in realtà è un complesso di regole di condotta
e policy aziendale, di matrice aziendale, che trovano però il loro fondamento in valori che direi trascendono l'aspetto aziendalistico e diciamo trovano il loro fondamento piuttosto in quei valori che sono propri della comunità nella quale l'ente viene in qualche modo ad agire ed operare. Questo è figlio di un cambiamento di prospettiva della società inteso come ente. La società, l'azienda, non è più vista come con una funzione solamente di realizzazione di profitti, come lo strumento attraverso il quale viene realizzato un profitto, ma è visto anche come un ente avente una funzione sociale. Opera in un certo contesto e deve rispettare certe regole, sia al suo interno sia anche nel momento interagisce attraverso i suoi rappresentanti e i suoi collaboratori con i terzi. Detto questo, facciamo un passo indietro ed andiamo a delineare un po' quello che è il decreto 231 alla sua origine. Ecco, questo è un concetto che ormai penso sia noto a tutti, ma è bene richiamarlo. Cos'è il decreto legislativo numero 231? È la disciplina della responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società ed associazioni e è quel set di regole che ha introdotto nel nostro ordinamento un aspetto innovativo, che è quello della responsabilità diretta dell'ente per condotte criminose che sono state poste in essere da chi lo rappresenta o da chi collabora con esso. Cosa cambia nella pratica con l'introduzione del decreto 231? In questo esempio, nella slide 4, diamo una concretezza a quella che è la novità sostanziale della normativa in oggetto. Prima del decreto la società rimaneva estranea a tutto quello che era un procedimento legato ad un'attività corruttiva. Nell'esempio, l'esempio non è di scuola, in realtà è uno dei primi casi di applicazione della 231 in Italia. Nell'esempio, il direttore di produzione di uno stabilimento aveva offerto o promesso insomma una somma di denaro a un funzionario ASL per soprassedere a certi rilievi in materia di scarichi. Ecco, prima della 231 il procedimento penale per tentata corruzione avrebbe coinvolto solo la persona fisica del dirigente. Oggi come oggi, con l'entrata in vigore del decreto 231, il dirigente è sempre parte del procedimento penale, ma lo è parte anche la società stessa, che viene sottoposta ad un vero e proprio procedimento penale e, nel caso in cui venga ritenuta colpevole, viene sottoposta ad una sanzione che può essere sia di natura pecuniaria sia di natura interdittiva. La fonte di questa novità normativa? Beh, la fonte l'adesione del nostro paese a convenzioni internazionali, prima di tutto alla convenzione della Comunità Economica Europea del 1995 sugli interessi finanziari, la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione e la convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Sulla base di queste convenzioni, nel 2000 il legislatore ha emanato la legge numero 300, delegando il governo a emettere delle regole di responsabilizzazione della società, sia per quanto riguarda l'individuazione dei reati rilevanti, sia per quanto riguarda la struttura stessa della responsabilità. E qui veniamo proprio alla genesi della 231, che appunto nel 2001 viene pubblicata ed entra a far parte dell'ordinamento giuridico. Siamo stati i primi? Siamo stati i soli? No, non siamo stati né i primi né i soli. In realtà, il principio di responsabilizzazione
degli enti, intesi come società e associazioni, nasce nel mondo statunitense, nasce oltreoceano. Come vedete dalla slide, già nel 1977, col Foreign Corrupt Practices Act, il legislatore statunitense aveva teorizzato ed attuato una normativa che prevedeva la responsabilità diretta delle società nel caso di attività corruttiva posta in essere da chi rappresentava tali enti. Soggetti responsabili erano società quotate nei mercati americani, ma anche società americane o controllate straniere di società americana, ma anche persone giuridiche non americane. E le sanzioni erano pesanti, come potete vedere in alcuni esempi che ho prodotto, e di una certa consistenza. E nel contesto dell'FCPA si fa menzione però di questi compliance program, cioè si fa menzione di una serie di misure che la società deve adottare e che, se ha adottato, possono portare a una riduzione della responsabilità dei soggetti. Diciamo quindi che, insomma, tutto quello che è il bagaglio della 231 ci viene dall'esperienza statunitense. Non siamo stati neanche i soli, dato che nel corso del tempo, sia nel Regno Unito, sia in Spagna, sia poi in Francia, si sono adottate normative analoghe, normative che prevedono nella sostanza la responsabilità diretta delle società nel caso di reati commessi dai propri collaboratori, ma che allo stesso tempo prevedono delle modalità di prevenzione del reato che possono essere declinate in certi strumenti e punti di controllo che, per esempio, nella SAPEN seconda sono qua delineati in modo abbastanza dettagliato. La Germania è l'unico paese che ancora deve emanare normative tali quali quella della 231, e questo nasce da una certa difficoltà da parte dei giuristi tedeschi di riconoscere la violazione un po' del principio latino della società delinquere non potest. Come sappiamo, insomma, fino alla 231 la responsabilità penale era limitata alla persona fisica, proprio sulla base del brocardo latino, che prevedeva appunto che le società in sé non potessero commettere reati. Questo principio è stato superato in qualche misura dalla 231, ecco, in Germania devono ancora fare questo salto, dal punto di vista proprio di teoria e giuridica. Vediamo ai reati presupposto. I reati presupposto sono i reati che previsti dal decreto 231. Inizialmente, e sono, ricordo, quei reati per i quali la società può subire, al pari della persona che ha commesso l'azione criminosa, può subire il procedimento penale dell'eventuale sanzione. Non sono tutti i reati previsti dal nostro codice penale, sono solamente quei reati contemplati e individuati proprio nel decreto. Inizialmente le categorie di reato erano abbastanza limitate e si concentravano nell'indebita percezione di erogazione, cioè nei reati contro la PA e nei reati corruttivi sostanzialmente. Ma nel corso del tempo queste categorie di reato rilevanti ai sensi della 231 e rilevanti per gli enti sono andati aumentando via via. Nelle slide successive trovate una indicazione di quelle che un po' sono stati le categorie di reato che sono state introdotte man mano dal legislatore, fino ad arrivare a diverse ipotesi di reato. Ne abbiamo contate un 250, c'è chi anche ne ha contati di più, ma insomma la sostanza è che nel corpo della 231 sono comprese diverse tipologie di reato, tanto che oggi come oggi possiamo dire che in ambito aziendale non vi è nessuna area che non possa essere, almeno dal punto di vista teorico, coinvolta in un'ipotesi di rischio reato. Si va dai reati corruttivi
fino ai reati, diciamo, che coinvolgono la proprietà industriale, i reati colposi, quindi i reati in materia di ambiente, in materia di salute e sicurezza. Ve n'è per tutte le aree aziendali. Diciamo che questo è, diciamo, la prima fase della normativa, normativa che prevede, come in linea, direi, anche con quella che è la normativa che abbiamo visto presente nell'FCPA, nel Foreign Corrupt Practices Act, la possibilità per l'azienda di dotarsi di strumenti e di mezzi per escludere la responsabilità dell'ente nel caso di commissione di reati. È l'ipotesi di adozione del modello organizzativo. E qua veniamo al tema della compliance. In realtà, proprio attraverso l'articolo 6, il mondo della compliance sbarca nel nostro ordinamento, le viene data rilevanza. Compliance, abbiamo detto, è quel sistema di regole, di principi di condotta di carattere aziendale che la società si dà nel gestire la propria attività. Ecco, è una serie di principi e di regole che trova un suo riconoscimento proprio nell'articolo 6, dove viene previsto che l'ente deve darsi, proprio per escludere la responsabilità, ma devo dire anche per attenuarne gli effetti, un modello di organizzazione e gestione. Anche qui, nel momento in cui venne emanata la norma, brancolavamo un po' nel buio, come anche sottolineato Roberta prima. Brancolavamo per buio perché in realtà l'articolo 6 non è molto ermetico nel individuare il processo attraverso il quale la società deve dotarsi di questo sistema di regole. Per fortuna, ma anche questa è una previsione propria dell'articolo 6, in particolare del comma 3, ci sono venute in aiuto le linee guida emesse nel corso del tempo dalle associazioni di categoria. Prima fra tutte è stata Confindustria già nel 2002, ricordo le prime linee guida del 7 marzo del 2002, che hanno dato alcune indicazioni, direi abbastanza dettagliate e utili, in quello che c'è da fare per costruire un modello organizzativo che possa ritenersi efficace e conforme alle previsioni della norma. Anche qui non mi dilungo oltre, in realtà sono tutti concetti che penso che chi ha realizzato un modello organizzativo conosca bene. Abbiamo una fase propedeutica, quindi una fase di risk assessment, una fase di definizione di quelli che sono i contenuti proprio del modello, che poi viene riflesso in un vero e proprio documento, secondo certi principi di controllo. L'importanza delle linee guida, senz'altro sono utili, senz'altro hanno permesso di diciamo, declinare un certo modus di realizzare il modello organizzativo. La giurisprudenza nel corso del tempo ha chiarito la funzione di queste linee guida. Non sono certo atti fonte di regole, le associazioni non sono dei legislatori, ma le linee guida comunque rappresentano un utile strumento, un parametro di riferimento, viene detto, da parte del giudice per la valutazione della conformità del modello stesso. Possiamo andare avanti con la slide. Anche qui, altro tema emerso nel corso di questo periodo di tempo è l'identità, o meglio, il rapporto tra modello organizzativo e sistema gestionale. Io ricordo alcuni tentativi di ritenere l'avere una ISO 9001 sufficiente a qualificare il sistema gestionale come quasi un modello organizzativo. In realtà non è così. Anche qui nel corso del tempo sono intervenuti dei chiarimenti da parte della stessa giurisprudenza. Avere un sistema gestionale è senz'altro utile in un contesto di 231, non è sufficiente.
Dipende anche poi da quale sistema gestionale e di che tipo di modello gestionale stiamo parlando. In realtà, avere una ISO 9001 non è senz'altro sufficiente a rispondere ai requisiti previsti dalla legge per il modello organizzativo. Avere invece un sistema gestionale quale quello dell'OHSAS o ora come ora della ISO 45000 è un elemento senz'altro di importanza e di rilevanza, lo dice lo stesso articolo 30 del testo unico sulla sicurezza, ove individua come almeno la presunzione di conformità del sistema gestionale per le parti corrispondenti. Ricordiamo sempre che in un sistema gestionale manca quello che invece deve essere presente in un modello organizzativo, un sistema disciplinare e uno che supervisioni l'effettività e la presenza di un modello organizzativo. Ecco, ho richiamato qui alcune sentenze sul rapporto tra modello organizzativo e sistema gestionale, giusto per darvi il quadro anche dal punto di vista giurisprudenziale di quello che è di quelli che sono, diciamo, le direttive proprie delle nostre corti in materia. L'importanza del modello organizzativo. Diciamo che i modelli organizzativi oggi come oggi, e questo è il vero dato, diciamo, anche di novità rispetto al momento in cui la 231 è stata emanata, l'importanza, dicevo, del MOG travalica un po' quello che è la sua, diciamo, funzione originaria. La sua funzione originaria è quella di escludere o comunque di ridurre la responsabilità dell'ente nel caso di una condotta criminosa da parte di chi collabora o comunque lo rappresenta. Ma il modello organizzativo è venuto a rappresentare nel corso del tempo un qualcosa di più. È oggi come oggi uno strumento di credibilità e ha, diciamo, un aspetto rilevante reputazionale nei confronti della società che lo ha adottato. E questo in primis. Peraltro, il modello organizzativo, oggi come oggi, lo troviamo citato anche nella normativa sui codici dei contratti pubblici, dove è previsto, per esempio, che l'aver adottato un modello può effettivamente limitare le ipotesi in cui l'ente o il soggetto possa essere escluso dalla gara. È un elemento che può portare a dei vantaggi per quanto riguarda, per esempio, l'emissione delle garanzie in materia di partecipazione alla gara e poi di buona esecuzione. È uno strumento che può permettere di acquisire o di favorire l'acquisizione in primis del rating di impresa, ma anche del rating di legalità, in quanto, e qui concludo, in quanto il modello organizzativo permette di acquisire quella che viene detta una stelletta nel rating di legalità e quindi di acquisire quell'importanza e quella rilevanza al di là del suo, diciamo, della sua funzione iniziale. Ecco, questo è tutto per quanto mi riguarda. Diciamo che il modello organizzativo, per concludere, rappresenta un po' l'istituzionalizzazione, per tornare al nostro tema iniziale, l'istituzionalizzazione di quello che è il sistema della compliance, che oggi come oggi sappiamo essere ben presente in qualsiasi realtà, sia di media sia di grande dimensione. Grazie a tutti. Grazie, grazie Alberto. Rifletteremo poi a seguito degli interventi di Daniele e di Alessandro sulla maturità
di questo percorso delle società, su quello che ci hai rappresentato e su come questi fattori possano essere valutati come capacità di essere più mature oggi le società davanti a tutti questi adempimenti che ci hai ricordato. Passo la parola all'avvocato Daniele Ghedi. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, anche da parte mia. Allora, il mio intervento va ad analizzare un po' quella che è stata l'applicazione da parte della giurisprudenza negli anni dei concetti, dei principi, delle norme proprio previste all'interno della 232. Una piccola nota di metodo. Procederò ad un'analisi di tipo statistica della giurisprudenza basata sulle banche dati, degli ore, eccetera, eccetera. Quindi è una visione, se vogliamo, sicuramente basata su banche dati specialistiche, ma non vuole essere un panorama di tipo complessivo rispetto a quelli che sono poi i procedimenti che sono approdati nelle corti e che sono approdati poi ad una sentenza di merito o di legittimità, ma giusto per avere un'idea di come in questi 20 anni la 231 sia stata interpretata ed applicata dalla nostra giurisprudenza. E partiamo quindi con il primo grafico, che va a identificare, come vedete, dall'inizio del 2001 sino ai giorni d'oggi, come i giudici, prima i PM nell'esercizio dell'azione penale e poi i giudici hanno applicato la 231. Come vedete, il trend in questi anni è un trend sostanzialmente in aumento. Particolare, insomma, attenzione va posta ai primi anni 2001, come diceva il collega Alberto, anno di introduzione della 231, dobbiamo attendere sostanzialmente 4 anni per arrivare alle prime sentenze, alle prime decisioni sostanzialmente di merito dei nostri tribunali che hanno visto l'applicazione della 231. È un dato che vi invito, insomma, a tenere in considerazione questi 4-5 anni, perché vedrete che poi anche nella comparazione con altri sistemi giuridici è un dato che troveremo abbastanza in maniera abbastanza costante. Fondamentalmente, dicevo, un andamento pressoché un trend in aumento, caratterizzato da alcuni momenti di riduzione della produzione proprio giurisprudenziale in momenti particolari anche per il nostro sistema. Prendiamo per esempio in considerazione proprio gli ultimi anni, quelli che ci stanno vedendo coinvolti nel 2020, 2019, 2020, proprio in connessione con sistemi in momento pandemia, quindi con momenti in cui anche i tribunali e l'azione vengono concentrati evidentemente su presupposti o su situazioni che non vanno ad impattare direttamente sulla 231. Interessante però sicuramente è anche un'analisi che abbiamo operato di quali reati sono stati maggiormente perseguiti e quindi quali reati hanno trovato poi accoglimento all'interno delle sentenze dei nostri tribunali o della Corte di Cassazione. Qui il dato per certi versi ha sorpreso un po' anche noi, perché vediamo che fondamentalmente c'è una predominanza, quasi una costanza nelle pronunce che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione. Qui mi posso anche collegare a quanto diceva poc'anzi l'avvocato Bertuzzo. Ricordiamo che fondamentalmente la 231 nasce non solo a livello nazionale, ma anche in applicazione proprio delle convenzioni internazionali per debellare un fenomeno, il fenomeno corruttivo o sostanzialmente il fenomeno dei reati contro la pubblica amministrazione. Ebbene, vediamo che effettivamente, se questo era l'intento del legislatore, poi anche le corti, anche i tribunali hanno
fondamentalmente seguito questo approccio. Quindi notiamo come a partire dal 2004, primo anno in cui abbiamo proprio sentenze in materia di reati contro la pubblica amministrazione, fondamentalmente il tema è quello che ancora oggi, e se mi lasciate esprimere anche un concetto, anche con una certa sorpresa, ha interessato maggiormente da un lato l'azione del pubblico ministero e quindi le decisioni delle nostre corti. Chiaramente poi arriviamo ad anni abbastanza particolari, sono 2008, 2007, 2008, con l'introduzione di reati colposi, dell'omicidio o delle lesioni per la violazione della normativa antinfortunistica. Anche qui vediamo che nel giro di pochi anni, i famosi 4-5 anni, assistiamo alle prime sentenze in materia di antinfortunistica e vediamo ancora una volta come assume preponderanza l'azione del pubblico ministero e la decisione delle corti anche in materia di omicidio o lesioni per violazione della normativa sulla sicurezza. Il dato infatti che vedete all'interno della tabella quasi viene, soprattutto per esempio nel 2018, viene ad essere comparabile quantomeno per procedimenti e per interesse della magistratura al dato relativo alla pubblica amministrazione. Poi sicuramente altra fattispecie particolarmente insidiosa e particolarmente presente nelle pronunce riguardo i reati ambientali. Anche qui magari differenze rispetto, come vedremo tra brevissimo, rispetto ad altre fattispecie che necessitano di accertamenti un po' più veloci, c'è un primo momento di applicazione molto forte dei concetti, quindi delle sanzioni a seguito di reati ambientali, per poi anche la parte ambientale assestarsi su sostanzialmente un numero abbastanza costante di pronunce. Vengono poi a seguire altre fattispecie di reato, non dimentichiamoci che tra le tante fattispecie abbiamo messo in evidenza, ma sicuramente che interessano la magistratura e che spesso sono anche oggetto di particolare attenzione in sede, se vogliamo dire, anche di media, quindi di risonanza rispetto a quelle che sono le notizie che appaiono normalmente sui media, sono i delitti contro l'industria e il commercio, nella fattispecie della frode in commercio. Quindi tutte le volte che abbiamo a che fare o possiamo sentire situazioni di immissione in commercio di beni che non rappresentano, che non rispettano le caratteristiche per cui sono stati commercializzati. L'esercizio successivo che abbiamo poi svolto va un pochino a analizzare anche quanto tempo, quindi quali sono le tempistiche normalmente della giurisprudenza e quindi diciamo della magistratura per azionare con un'azione penale un procedimento avanti il tribunale e poi per arrivare a sentenza. Qui interessante, torniamo al dato, i 4 anni, i famosi 4 anni, 3-4 anni, reati contro la pubblica amministrazione iniziano nel 2001 e abbiamo le prime sentenze nel 2004, ma analogamente 2002 arrivano i reati societari ed abbiamo le prime sentenze nel 2007, si ripete, come dire, come se la giustizia avesse comunque fondamentalmente una quasi costanza nella necessità di accertare ovviamente i fatti che possono costituire fattispecie di reato per poi arrivare a divenire ad una sentenza di condanna. 2007 violazioni, introduzione dei reati di violazione della normativa antinfortunistica che hanno come conseguenza chiaramente l'omicidio e le lesioni e dobbiamo arrivare ancora dopo 5 anni, nel 2012, alle prime pronunce in materia di salute e sicurezza. Dicevo, forse la fattispecie un po' più veloce nella sua primissima applicazione è stata rappresentata dai reati ambientali. Qui chiaramente per prime pronunce, per fattispecie tecnicamente magari un po' più semplici, perché poi, se lo vedremo a brevissimo, dovessimo pensare a tematiche quali possono essere quella dell'ILVA, in cui chiaramente l'aspetto ambientale ha una, oltre che una, un connotato e un riflesso di tipo sociale, anche dei tecnicismi molto particolari, molto difficili, tanto da portare alla emanazione delle prime sentenze a distanza di tempo. Questo
può essere anche come, così, non voglio dire un monito, ma sicuramente ci dà tempo per pensare all'ultima introduzione, reati tributari insidiosissimi che chiaramente riguardano la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità delle società che possono essere interessate all'applicazione dello 231, introdotti, come sappiamo, nel 2020-2021, con questi due interventi normativi, quindi bisognerà attendere verosimilmente quei famosi 3-4 anni prima di arrivare a delle prime indicazioni giurisprudenziali che abbiano ad oggetto, che vengano ad analizzare i reati tributari. Interessante poi anche questo prospetto, perché siamo andati poi a vedere nel dettaglio le iscrizioni per gli illeciti amministrativi presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano. Qui va fatta una piccola premessa: la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano è sicuramente una delle più attive a livello nazionale in materia di 231, fa scuola. Pare addirittura che ci siano stati anche dei corsi di formazione da parte dei magistrati milanesi in favore di altre corti, ma sicuramente le prime sentenze le troviamo proprio emesse dal Tribunale di Milano e l'attivismo della Procura di Milano è sicuramente degno di nota. E qui purtroppo i dati, ahimè, non sono aggiornatissimi perché li possiamo recuperare solo dai bilanci sociali che vengono pubblicati dalla Procura della Repubblica, però possiamo notare un dato, intanto che dal 2002 al 2017, e discrezione sembra che il dato sia in leggero aumento, abbiamo comunque delle iscrizioni a ruolo di società che si attestano più o meno a una media di 40 società iscritte a ruolo per anno. Poi abbiamo chiaramente un tema che è quello delle condanne delle società, e qui magari le conseguenze, le valutazioni possono essere di vario tipo. Perché abbiamo tanti società che vengono iscritte come illeciti amministrativi e a volte in questa analisi abbiamo trovato magari poche sentenze specifiche. Ci sono tre ragioni che vengono anche spiegate dalla stessa Procura della Repubblica. Innanzitutto, un concetto di non obbligatorietà dell'azione penale, cioè siccome parliamo di responsabilità amministrativa degli enti, anche se la Cassazione ha avuto più volte modo di ribadire che è nominalmente amministrativa ma fondamentalmente penale questa responsabilità prevista dalla 231, però fondamentalmente viene interpretata da alcuni pubblici ministeri come un'azione discrezionale, quindi sicuramente azione penale necessaria in caso di reato della persona fisica, mentre discrezionale, agganciandosi proprio alla natura amministrativa del procedimento 231, per la persona giuridica. Ma in realtà il dato più interessante, quello che ci fa maggiormente pensare, è il concetto del patteggiamento, cioè società che vengono indagate preferiscono ricorrere all'istituto del patteggiamento proprio per evitare di incappare in potenziali ed effettive conseguenze in caso di applicazione della 231, quindi sentenza di condanna. Va ricordato, ed è fondamentale, che per poter accedere poi all'istituto del patteggiamento comunque la società è tenuta a avere un modello, quindi anche prima della contestazione del reato, e se non ha un modello prima della contestazione del reato ha comunque la possibilità, attraverso il cosiddetto modello rimediativo, rimediare, di usufruire di quelle che sono le riduzioni negli sconti della pena o comunque di accedere al patteggiamento. Quindi fondamentalmente il modello diventa uno strumento unico per la società per poter o uscire dal procedimento penale, e quindi non abbiamo le conseguenze in ambito all'interno delle nostre corti, nelle aule di tribunale, o comunque per ottenere una riduzione di pena. Il terzo motivo, e questo qua è anche interessante da notare, che fondamentalmente parliamo di 20 anni, ma viene definita come una normativa assolutamente giovane. Giovane, andiamo allora a vedere cosa succede negli altri paesi. Li abbiamo accennati l'avvocato Bertuzzo, abbiamo la legge organica, siamo nel 2010, 2011 la UK Bribery, 2016 l'Alba Sabena. Ebbene, i dati ad oggi disponibili ci fanno vedere che, per esempio, nel 2016 ad oggi, come l'Alba Sabena, siamo nel 2016, non abbiamo ancora delle sentenze di condanna, ma una indagine ha mostrato come anche l'Alba Sabena abbia trovato un'applicazione, o meglio,
i compliance program che sono stati attuati dalle società francesi siano pari all'86% delle società coinvolte dalla WhatsApp. Ma molto interessante, ancora una volta torniamo al famoso dato dei 3 anni, 4 anni, è l'applicazione della bribery. Siamo nel 2011, bisogna attendere 3 anni, 3 anni e mezzo per il primo processo che viene condannati ai fini della 231, come dire, scusatemi, della bribery. Come dire, la giustizia, che a volte viene definita lenta in Italia, evidentemente se poi comparata con altre giustizie di altri paesi, dimostra un'assoluta equiparazione. Quindi anche nel Regno Unito ci vogliono 3-4 anni per arrivare alle prime sentenze di condanna ai fini della UK. Altro aspetto molto interessante è la Deferred Prosecution Agreement, che è qualcosa non proprio assimilabile al patteggiamento. Quindi anche nel Regno Unito le società preferiscono patteggiare, e anche in questo caso per patteggiare devono dimostrare di aver adottato dei compliance program, pur di non andare incontro alle eventuali sanzioni previste dalla UK Bribery. Vado velocissimo, con un volo veramente pindalico, su alcuni casi di applicazione poi della 231, ma solo per farvi vedere come, quale può essere la presenza del modello e quali possono essere le conseguenze in caso di presenza del modello. Primo caso di applicazione della 231 è MyChef. Siamo in un momento in cui il modello, non c'è ancora una grande cultura dei modelli organizzativi, dei compliance program, quindi la società viene condannata con sanzioni particolarmente pesanti, mi riferisco in particolar modo alla confisca. Adotterà poi successivamente anche MyChef un modello organizzativo che le permette ovviamente di andare incontro ad alcune riduzioni di pena. Interessanti poi sono i due casi di corruzione, uno di Saipem e l'altro di Siemens AG. Perché? Perché bisogna sempre tenere in considerazione che anche la 231 si applica non solo a ipotesi di corruzione all'estero, qui il caso era della corruzione in Nigeria e viene applicata la 231 alla Saipem SPA italiana, ma anche l'inverso, Siemens AG, società che ha sede in Germania, sempre corruzione internazionale, anche a questa società viene fatta risalire una ipotesi di applicazione della 231. Siamo proprio i primi casi in cui inizia anche a delinearsi a livello giurisprudenziale proprio l'applicazione di alcuni concetti di internazionalizzazione e di transnazionalità della 231. Arriviamo poi al famoso caso in pregiro in cui, come titolavano molti giornali, il modello 231 salva la società. C'è un modello, ora siamo in attesa del rinvio della Corte d'Appello di Milano, ma di fatto il modello regge e resiste nel primo grado di giudizio e permette alla società di andare esente da responsabilità. Interessante ed è recentissima le sentenze su MPS, questo più che altro, insomma, che se si ha la possibilità di andare a leggere quantomeno le valutazioni, magari tra i presenti ci sono soggetti che appartengono all'organismo, a organismi di vigilanza, le valutazioni che vengono fatte in questo caso sull'attivismo e l'attività dell'organismo di vigilanza, che portano addirittura il giudice a ritenere che l'ODV non abbia diligentemente, sufficientemente vigilato e in tal modo fa cadere la protezione che veniva offerta dal modello. Ultimi due casi che voglio portare alla vostra attenzione sono Thyssen, anche qui importantissima perché contiene delle informazioni molto importanti sia sul modello ma ancora una volta su una valutazione della composizione dell'organismo di vigilanza. Nel caso specifico quindi è stato particolarmente non apprezzato il fatto che all'interno dell'ODV di Thyssen fosse presente un responsabile per la sicurezza e un responsabile ambientale. I casi, sappiamo, sono l'evento Thyssen è a tutti noto, quindi molto pesantemente viene ritenuto questo organismo di vigilanza assolutamente non adeguato. Non altrettanto si può dire per il caso Astaldi. In questo caso abbiamo un modello supportato da una normativa 18.001 che, come diceva il collega, permette al modello di acquisire ancora maggiore forza esimente, tanto che arriviamo ad una pronuncia efficacia e idoneità del modello e nessuna sanzione dal punto di vista 231. Ultimo in ordine di tempo,
E mi piace anche concludere, perché questa sentenza è stata depositata, sembra forse il caso, l'8 giugno 2001, in materia di salute e sicurezza, esprime anche, ancora una volta, una serie di concetti che magari lascerò al collega che mi segue, sul concetti di interesse e di vantaggio, ma ancora una volta siamo di fronte a un'ipotesi di applicazione corretta del modello che esplica tutta la sua efficacia esimente e permette all'ente di andare, almeno nel primo grado, esente da responsabilità 231. Dulcis in fondo, ma qua semplicemente ricordiamoci, Ilva, Taranto, siamo di fronte a un'applicazione della 231 in maniera particolarmente afflittiva, solo ricordandoci che la società viene condannata a una confisca di oltre, varie società, una confisca di oltre 2 miliardi di euro, che è proprio in conseguenza dell'applicazione della 231. Non sono in me ancora disponibili le motivazioni della sentenza, anche per andare a verificare l'esistenza del modello e le valutazioni eventualmente che sono state portate dai giudici per arrivare alla sentenza IVA. Con questo ho concluso il mio intervento e lascio la parola ai successivi. Grazie. Ringrazio Daniele Ghedi per il suo intervento. Sottolineo che nell'excursus fatto da Daniele, il penultimo riferimento era alla sentenza 8 giugno del 2021 e il ragionamento sottende questo in particolare, ed è per questo importante richiamare questa sentenza. Esiste un modello, esiste in particolare da parte della società anche l'applicazione di un sistema di gestione salute e sicurezza 18.001, oggi 45.001, quindi una certificazione in materia di salute e sicurezza. Esistevano degli evidenti e ingenti investimenti in materia di salute e sicurezza. Non basta e non si può presumere una responsabilità della società a fronte di una mancanza specifica in termini di protezione e di valore economico contenuto. Come dire, non si può presumere che a fronte di questa risparmio, di questa unica mancanza, ci sia stato un interesse della società a risparmiare. Bisogna provarlo in maniera specifica. Ecco che tutti gli elementi che abbiamo finora ripercorso insieme, il modello, la sua costruzione corretta, la sua attenzione al fatto che possa poggiare su presidi ulteriori interni alla società, e fa sì che nella valutazione poi successiva da parte dei giudici, valutazione successiva che ci ha elencato con degli esempi pratici Daniele, ci debba essere necessariamente una valutazione specifica del magistrato, senza che si possa presumere una responsabilità della società. Questo è un concetto che trovo di una importanza fondamentale e sul quale, proprio per sentire il suo parere e per capire quali possono essere i presidi ulteriori a corredo del modello, passo con piacere la parola ad Alessandro Foti. Perfetto, io la prendo, grazie Roberta, ovviamente ringrazio lo studio Pirola Penuto Zè Associati di questo invito, gradito, ovviamente ringrazio anche a nome di AIAS, l'Associazione Italiana di Ambiente e Sicurezza, che oggi rappresento e che raccoglie diverse migliaia di tecnici che operano soprattutto nell'ambito della salute e sicurezza ambiente, quindi su tutto il ramo dei reati colposi, che come sappiamo, diciamo, in questi anni ha permesso a molte aziende di mettere il naso nell'ambito 231, perché ovviamente il tema della salute e sicurezza, poi il tema ambientale, è sicuramente un tema trasversale che tocca tutte le realtà, piccole, grandi,
nazionali e internazionali, e quindi come tale sicuramente questo ambito nuovo dei reati colposi ha permesso anche altre realtà che in passato, diciamo, funzionalmente non avevano abbracciato quello che era il decreto legislativo 231, a cominciare a guardare come sostanzialmente mettere in mano anche questi presidi che magari prima non erano così, diciamo così attenzionati, sempre ovviamente nell'ambito di reati amministrativi. E, dal punto di vista mio è stato interessante ascoltare i colleghi che mi hanno preceduto. Ovviamente il mio è un bagaglio come studio e come associazione di tipo più orientato ai reati colposi, quindi questo è l'ambito ovviamente su cui come associazione, come studio, diciamo, operiamo. E sicuramente gli stimoli, le suggestioni che sono emerse con la carrellata delle sentenze, ma anche muovendoci nelle aziende, no, che seguiamo ai fini della 231, sappiamo che sicuramente oggi sul tema della salute e sicurezza in particolare e dell'ambiente successivamente, ci sono una serie di elementi che ancora non sono così chiari o così, diciamo, condivisi, no? E alcuni appunto Alberto e Daniele, insomma, li hanno comunque già toccati. In particolar modo, no, si parlava di sistema di gestione uguale modello. Abbiamo delle sentenze, ovviamente adesso in questo caso, e quando, in particolare quella sulla, in cui si parlava del sistema di gestione 9001, però ovviamente per chi fa questo mestiere, per il sistemista, che ovviamente mette in mano sistemi, e poi vedremo un attimo con qualche slide anche qualche approfondimento in tal senso, il sistema è una cosa, il modello è un'altra cosa. Se vogliamo mettere in relazione, il modello si appoggia sul sistema, ma non è il sistema. Il sistema di gestione ci permette di andare a rispondere a quei requisiti di adeguatezza e di effettività che sono indispensabili in domani davanti al giudice per dimostrare che il mio modello viveva nell'azienda, era adeguato, era tailored, quindi era disegnato per la mia realtà. E quindi questo è sicuramente l'aiuto, quindi modello è a cappello, il sistema è a rinforzo. Quindi non sono ovviamente uno alternativo all'altro, anche perché hanno finalità diverse. E qui passiamo a un secondo punto, no? Che spesso, appunto, anche prima se ne è parlato, spesso si sente, no? La certificazione del sistema in qualche modo mi vada a dare una, parliamo di salute e sicurezza, quindi parliamo di 18.001 e oggi di 45.001 o di 14.001, anche se non è menzionato in un dettato legislativo. La certificazione mi aiuta a dimostrare che il mio modello funziona. La certificazione, quindi quando viene l'organismo di certificazione a verificare il sistema in azienda, lui ha una finalità, quella di verificare che il sistema di gestione è o non è conforme rispetto alla norma di riferimento su cui è stato costruito. Quando viene l'organismo di certificazione, non viene a verificare se il sistema di gestione è adeguato per il modello, perché è un'altra finalità. Per questo motivo non si può pensare che la certificazione in qualche modo sia sostitutiva ad altri tipi di, diciamo, di controllo. Soprattutto l'organismo di vigilanza che è espressamente comunque definito e richiamato, ma perché obiettivi diversi. Poi posso utilizzarlo sicuramente a supporto, quindi un ulteriore occhio che un organismo terzo, indipendente, quindi indipendente dall'azienda, viene a verificare, quindi per darmi un elemento aggiuntivo, non sostitutivo, della bontà del mio sistema di gestione. L'altro elemento, che anche su questo poi vedremo qualche esempio veloce, e soprattutto richiamo l'articolo 30 del testo unico della sicurezza. Quando abbiamo visto anche prima si parlava della esimenza dei sistemi di gestione per la parte corrispondente, molte volte si pensa poi alla parte corrispondente, all'organismo di vigilanza, al sistema sanzionatorio disciplinare, ma facciamo attenzione, lo vedremo tra poco. Il sistema di gestione, tanto più oggi con gli HLS, che sono la high level structure, che hanno riorganizzato la struttura, l'ossatura delle norme volontarie, ha un disegno tale per cui il sistema stesso potrebbe oggi non essere corrispondente a quelle che è l'esigenza del modello. E quindi vedremo tra poco l'importanza anche di andare ad integrare il sistema di gestione con quelli che sono gli elementi che oggi il sistema di gestione, la norma volontaria, non richiede, ma che il modello richiede. Uno su tutti, e poi lo vedremo in dettaglio. Il sistema di gestione oggi, con la riforma appunto dell'High Level Structure, quindi l'HLS, prevede che un'azienda possa non fare più procedure, ma ancora, quindi procedure documentate, ma procedure in generale. Ma parla sempre di informazioni documentate.
E quando parlo di informazioni documentate, come elemento di garanzia che il sistema funziona, il legislatore, il normatore, quindi l'ISO, e poi ovviamente nell'applicazione, nel caso specifico nostro dell'UNI italiana, prevede soprattutto quelle che sono le evidenze di effettività. Quindi mi fai vedere che il sistema funziona, e quindi mi fai vedere una formazione fatta, mi fai vedere una registrazione di una macchina, ma si sposta su questo fronte, quindi lasciando alla scelta dell'azienda di quale che sono invece le formazioni documentate intese come procedure che regolano i processi, che devono dire, devono definire qual è l'intenzione dell'ente. Quindi questo tipo di spostamento dalla procedura, quindi che esisteva con il 18.001, finché ovviamente non verrà abolita, è stata spostata, come sapete, la sostituzione per via del Covid, ma a breve il 18.001 scomparirà ovviamente dalle nostre aziende. Quindi nella 18.001 si parlava ancora di procedure documentate, requisito 446, nella 45.001, così come 14.001, 9.001, si parla di informazioni documentate, e lo stesso vale per la 37.001, per anticorruzione. Lo stesso vale per la nuova norma, e quindi qui, visto che l'apertura è stata da parte dei colleghi, che cos'è la compliance, la nuova norma freschissima, che è la 37.301, che va proprio a regolamentare i sistemi di gestione della compliance. E su questo fronte, siccome sono nella commissione UNI che sta lavorando su queste nuove norme, avremo tra breve tante sorprese, me ne cito uno su tutte, nascerà, ed è già ovviamente un tavolo di lavori dell'UNI, la 37.002, che è il sistema di gestione per whistleblowing. Sappiamo quanto è importante il tema del whistleblowing ai fini 231. E quindi questo tema, il fatto di avere anche delle norme volontarie, ricordiamoci sempre che sono norme volontarie, ma che possono aiutare l'azienda a regolamentare meglio questo tema, sicuramente saranno elementi che ci faranno riflettere a noi che lavoriamo con le aziende, magari con cappelli diversi, per aiutare a vedere dei modelli che siano funzionanti e funzionali. Quindi questa premessa era importante per definire alcuni parametri che sono assolutamente indispensabili, soprattutto avere chiaro, soprattutto quando parliamo di reati colposi. E adesso cerco di prendere alcuni spunti per andare un po' a declinare le cose che ci siamo appena dette. Quindi l'articolo 30, come giustamente diceva Roberto, che nasce nel 2007 con la legge che delega al governo per la riforma del testo unico ambientale, che vede poi la luce con l'81 nell'articolo 30, sostanzialmente introduce i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime, che ovviamente diventano molto rilevanti perché le sanzioni, purtroppo, così come il legislatore le ha identificate, sono ai massimi termini. E quindi da questo punto di vista, tra virgolette, lo spauracchio o per la sanzione o per le sanzioni interdittive diventano un elemento per cui molte aziende cominciano a mettere un occhio anche in questo, nell'ambito del 231. Sappiamo che oggi l'unico dettato legislativo che richiama formalmente un sistema di gestione è il testo unico sulla sicurezza. Anche per l'ambiente non esiste un equivalente per ovviamente la 152 in tema di esimenza sul sistema di gestione ambientale o regolamento EMAS. Quindi oggi di fatto questo è l'unico riferimento. Ma sappiamo anche che questo riferimento tra breve sarà superato, perché la linea guida UNINEL di fatto non è una norma e non è certificabile. Fermo restando che la certificazione, ripeto, è un plus, non è sostitutivo. E l'UNI ha già detto, ed è l'UNI insieme a me in l'UNI, appunto, siamo insieme in diverse tavole, ha detto che non ha più senso andare a aggiornare questo documento perché ormai è superato con l'introduzione del 45.001, che è di fatto norma internazionale. La 18.001 tra breve scomparirà, perché ovviamente la 45.001 sostituirà nelle aziende proprio la possibilità di certificare il sistema di gestione per sicurezza, e la 45.001 oggi non è menzionata nell'articolo 30. Quindi ci aspettiamo ovviamente che speriamo a breve che ovviamente venga formalmente richiamato e sostituito la 45.001 rispetto alla 18.001, che appunto tra poco non sarà più presente nelle aziende. L'altro elemento importante è quello che sono gli obblighi, su cui ovviamente bisogna portare attenzione nel andare a affrontare i temi di salute e sicurezza. Appunto, prima si è citate alcune sentenze, no? Quindi giustamente poi Roberta dice: ma quant'è lo sforzo adeguato per cui un'azienda debba tener conto dell'investimento in tema di salute e sicurezza? Noi sappiamo benissimo che oggi gli obblighi sono tanti, no? Poi nella comma 1 dell'articolo 30 richiama quelli principali, anche se poi di fatto con questi abbiamo dentro un po' tutto. Però di fatto non c'è un limite, perché il limite per migliorare quelli che sono i livelli di sicurezza nelle aziende, in termini ipotetici, è infinito. Non ci sarà mai un momento in cui possiamo dire siamo soddisfatti, a meno che
noi andiamo a rimuovere quello che è la causa del rischio di infortunio. Quindi o riesco a rimuovere la causa del rischio di infortunio, ma se il rischio di infortunio, quindi quell'elemento oggettivo che può portare all'infortunio è presente, anche con una probabilità bassa, ma quel rischio potenziale c'è. E quindi di fatto non finirà mai questo sforzo dell'azienda, ma è ovviamente l'azienda deve comunque sopravvivere, quindi c'è un livello che viene definito come rischio accettabile, che in qualche modo l'azienda presume, ma anche l'81 stesso presume, essere il livello per cui mi posso cominciare a fermare, sempre tenendo presenti altri elementi che sono gli eventi, gli infortuni, gli incidenti, gli emergenti, e quelli mi devono comunque far scattare ovviamente la lampadina. Comma 2. Richiamo in particolare alcuni elementi, sistemi di gestione, sistemi di registrazione. Il sistema di gestione è importante perché? Perché ci dà quei presidi di registrazione che sono obbligatori per poter avere un sistema di gestione funzionale. Quindi è importante, quindi il collegamento tra sistemi di gestione e ovviamente 81, sistemi di registrazione li abbiamo nell'81, li abbiamo nel sistema di gestione e sono indispensabili in entrambi i casi a dimostrare, soprattutto purtroppo davanti al giudice un domani che dovesse capitare di finire sotto processo, che l'azienda ha fatto tutto quello che poteva fare per poter andare a intervenire per ovviamente mettersi in linea con quello che sono i dettati legislativi o portare alla prevenzione dell'infortunio stesso che poi è accaduto. L'altro elemento importante è articolazione di funzioni, competenze tecniche, poteri. Questi elementi sono elementi che in parte i sistemi di gestione richiamano, ma in parte no. Quindi sicuramente su questo ambito, quello che troviamo sotto il termine della leadership nei sistemi di gestione, ancora che sono un parallelismo, non è sufficiente per andare a rispondere a quelli che sono una connotazione più ampia che troviamo comunque nell'articolo 30. Quindi sicuramente bisogna fare uno sforzo aggiuntivo, che già l'81 ci richiede, nell'andare a capire quali sono quegli elementi di governance indispensabili per avere un sistema che funziona e ovviamente laddove non fossero applicati un sistema sanzionatorio disciplinare adeguato. 45.001 ve l'ho già anticipato, quindi 18.001 cambia veste, tra virgolette, perché poi di fatto l'altra norma è emessa dal British Standard, quindi è un ente di normazione inglese, quindi viene finalmente a livello internazionale, si è arrivato alla maturazione per cui dopo tanti anni, ahimè, in cui sono state bocciate, per chi ovviamente opera nel settore sa bene quante volte a livello di commissione UNI si è arrivato a proporre un sistema di gestione per la sicurezza e quante volte i paesi membri nella maggioranza l'hanno bocciata. Io sono nella commissione che ha redatto la 45.001, vi assicuro che nei paesi, cioè quando ci trovavamo al tavolo a lavorare per fare la 45.001, molte volte l'approccio stativo troviamo da paesi europei che riteniamo attenti al tema della salute e sicurezza, tanto quanto l'Italia. E invece molte volte questi paesi in qualche modo osteggiavano questo tipo di soluzione. Perché? Perché ovviamente si ipotizzava, soprattutto in alcuni ambiti, che questa norma, laddove fosse ufficializzata a livello internazionale, in qualche modo obbligasse il mercato a spingersi in quella direzione, come è stata per 9.001 anni prima, perché poi il mercato me lo chiede, mi sono obbligato a farlo. Questo cambia, quindi finalmente la maggioranza dei paesi vota a favore dell'emissione della 45.001 e oggi abbiamo una norma internazionale, che quindi ovviamente va a sostituire la 18.001 che ormai si è reputabilmente superata. Questo schema solamente per ricordarci quanto avevo detto in apertura, adesso poi non vorrei sforare troppo Roberto, quindi magari poi cerco di accelerare un pochino, l'importanza di tenere sempre presenti, la 231 è una, ovviamente ha una serie di requisiti ben chiari, i sistemi di gestione hanno altri requisiti ben chiari, molti di questi si vanno a sovrapporre, ma non vanno in qualche modo esattamente ad integrarsi. Quindi il lavoro che dovremmo fare, chi fa il consulente, chi fa l'organismo di vigilanza nel momento in cui vigila e che fa sicuramente il giudice, è quello di capire quanto l'azienda ha messo in piedi un sistema, basando sul sistema di gestione, un sistema integrato con la 231, perché quello è lo sforzo che è indispensabile andare a monitorare. Quindi qui ci sono dei parallelismi, l'ho formulato in modo un pochino diverso rispetto alla collega, ma poi la sostanza è la stessa. Ricordiamoci che quando il sistema di gestione parla di, diciamo, degli esempi a caso, formazione è diversa formazione che viene richiamata nella 231, perché la formazione interna molte volte che richiama la 45.001, 14.001 è la formazione legata al sistema di gestione, alle procedure, alla norma.
Quindi se noi vogliamo utilizzare quel protocollo della formazione che l'azienda ha adottato per il sistema di gestione, dovrà essere esteso anche ai temi di formazione per l'utente 1, che sappiamo deve essere una cosa diversa. Quindi la formazione per capire quali sono i requisiti di controllo, qual è il tuo ruolo, come fare a evitare di arrivare a commettere un reato. Quindi ovviamente con finalità leggermente diverse. Idem per la comunicazione interna, audit interni. La società è obbligata a fare audit interni per rispondere agli obblighi della norma, ma ovviamente la finalità è diversa rispetto alla vigilanza e gli audit che fa invece l'organismo di vigilanza, direttamente o per conto. Idem audit certificazione, l'abbiamo già citato prima. Informazioni documentate, e l'abbiamo citato prima. Questi sono una serie di elementi che avevo evidenziato come in più importanti e modificati rispetto a quello che era l'approccio prima dell'high level structure, quindi questo ormai tocca tutte quante le norme volontarie. Il punto più importante è anche il risk based thinking, c'è un approccio che cambia completamente rispetto al passato, ci si avvicina molto all'approccio da 31.000 nella gestione del rischio, e a livello di norma si parla di rischio e opportunità. Esempio su tutti, Covid, sappiamo che disastro ha portato a livello globale, ma alcune aziende che hanno colto l'opportunità in questa situazione di veramente disastro globale e hanno convertito gli impianti, hanno rivisto le tecnologie, hanno cambiato l'organizzazione del lavoro, hanno ovviamente avuto un'opportunità di crescita. Pensiamo comunque alle mascherine, pensiamo comunque ai disinfettanti, pensiamo a chi fa la disinfezione dei lavori, dei posti di lavoro. Quindi non sempre il rischio è una cosa negativa, il rischio può essere quello stimolo a fare un salto e quindi cogliere l'opportunità. Dal punto di vista del 231, noi sappiamo bene che il rischio è inteso principalmente come rischio commissione reato, quindi più inteso come un rischio in termini negativi. Ecco, anche da questo punto di vista facciamo attenzione che i due mondi non sempre sono sovrapponibili. Analisi del contesto, vedremo che questo ci aiuta la nuova norma 45.001 perché ci chiede a noi stessi di fare un'analisi più ampia di quello che è l'analisi specifica sul tema salute e sicurezza come sicurezza del lavoratore o dell'ambiente, perché dice guarda in temi più ampi, guarda anche il business, guarda chi collabora con te, guarda quello che è il network che gira intorno alla tua realtà, e quindi da questo punto di vista abbiamo degli elementi a supporto del 231. Informazione documentata, citavo prima, attenzione perché ci sono ovviamente le specificità diverse, sulla governance, attenzione perché non sempre le due cose si vanno a sovrapporre. E adesso per accelerare un pochino perché ho paura di rubare troppo tempo, sul tema delle responsabilità e autorità, con un'attenzione un focus particolare perché sappiamo bene che nell'ambito del 1 quanto è importante anche definire bene chiaramente chi fa che cosa, e assegnare alle figure interne quel ruolo, quel potere di spesa, quella diciamo indipendenza per gestire adeguatamente quelli che sono i processi a lui assegnati, ovvero mettere quelle cross-checking laddove ci sono i processi sensibili che potrebbero portare la commissione al reato. Quindi questi aspetti che sono aspetti del 231, ricordiamoci che vanno sposati poi con quello che invece è il requisito 5.3 della 45.001, che dà un contesto un pochino diverso, che è principalmente legato all'applicazione di quello che è il sistema di gestione, se parliamo della salute e sicurezza, 45.001, 14.000 e quant'altro. Per chiudere, ho fatto questa tabella di comparazione tra i benefici e criticità nell'integrazione, l'integrazione reale tra quello che è il sistema di gestione 231, purtroppo molte volte i due mondi sono indipendenti, perché sono comunque gestite da funzioni diverse e queste funzioni interne non dialogano. Un sistema integrato, quindi sistema di gestione, supporto da 231 reale integrato, sicuramente facilita la gestione del modello stesso, semplifica le procedure, evita duplicazioni e promuove un approccio omogeneo. Non ho diverse priorità, la priorità è quella aziendale, il sistema di gestione aziendale, che è ovviamente formato da tutti quelli che sono ovviamente i requisiti, compreso la 231, su tutte la 231, che mi permettono di avere poi un sistema efficace. Ovviamente le criticità quali sono? La compressione di specifici requisiti, competenze diverse, probabilmente servono a lavorare insieme per poter avere l'occhio sui diversi lati della medaglia, abitudine a gestire in modo indipendente diversi compartimenti stagni, diversi settori, quindi non sempre siamo bravi a collaborare tra funzioni diverse in azienda, quindi in qualche modo a mettere a conto il comune le esperienze, le competenze, e ovviamente anche quello che è poi la ownership, quindi la paura di perdere qualcosa, se io metto in compartimento in condivisione perdo qualcosa. Da questo punto di vista invece non perdiamo ma acquistiamo, a livello di azienda acquistiamo sicuramente un sistema che è più funzionale e un domani davanti a un giudice ci permette in modo più semplice di dimostrare l'impegno dell'azienda. Io su questo avrei chiuso.
molto utile, molto interessante per una di quelle che sono, lo sappiamo, le tematiche più complesse anche dal punto di vista prettamente tecnico, perché la materia salute e sicurezza e la materia ambientale, questo mi porta anche poi a ad avvicinarmi ad una delle domande che sono state poste all'interno della chat. Dicevo, la materia salute e sicurezza e la materia ambientale presentano sempre degli aspetti di tecnicismo non solo legale, importantissimo, ma anche di tipo, lasciatemi dire, ingegneristico, quindi che con un approccio che spesso e volentieri è molto pratico. Questo noi lo vediamo soprattutto quando siamo negli organismi di vigilanza e dobbiamo fare dei sopralluoghi, come classico, come abbastanza consueto nell'ambito dell'attività dell'ODV. Sopralluogo, lo dico per me stesso, fatto su impianti produttivi, mi porta a rilevare alcuni aspetti, magari dal punto di vista legale, magari mi soffermo più su un tema di deleghe, un tema di nomina di datore di lavoro, RSPP, eccetera, ma difficilmente nella mia formazione riuscirò a identificare problemi che magari una linea produttiva mi può dare. Allora è importante in questi contesti essere magari affiancato, se non quantomeno dall'RSPP o da un consulente specifico, anche all'interno dell'organismo di vigilanza, da qualcuno che abbiano competenze, abbiano conoscenza di tipo tecnico, ingegneristico e informatico. Questo mi porta proprio a agganciarmi anche a una domanda la cui risposta è abbastanza difficile, è quella che ci chiede per quali reati è stato necessario un intervento più incisivo sull'aggiornamento dei modelli 231. Difficilissimo rispondere, penso che i colleghi insomma converranno con me. Certo, ci sono alcune fattispecie magari un po' più residuali, un po' più facili, scusate, da identificare, ma se io penso agli sforzi fatti quando abbiamo dovuto aggiornare modelli in materia di salute e sicurezza, lì sicuramente l'intervento sui modelli è stato storicamente uno dei più significativi. Stessa cosa sulla parte dei reati ambientali. Se veniamo ai giorni oggi, ai giorni odierni, un intervento incisivo, importante, è rappresentato anche dall'aggiornamento rispetto ai reati tributari, in cui anche alcuni processi, magari già mappati, magari già oggetto di attenzione, penso a note spese, penso alla fatturazione, per altre fattispecie di reato, sono tornati sotto l'occhio del consulente e viceversa sotto l'occhio dell'organismo di vigilanza, a fronte di modelli che magari sono stati nel frattempo aggiornati e hanno richiesto una nuova valutazione, non più solo legale, ma anche fiscale. Quindi è difficile oggi dire per quale tipologia di reato l'intervento sul modello sia più difficile. Questo anche perché dipende poi dal contesto all'interno di alcune società, penso delle commerciali, magari l'aspetto produttivo e l'aspetto salute e sicurezza ambientale è meno rischioso rispetto ad una realtà di tipo produttivo, in cui invece chiaramente il rischio, come dire, di incappare in problematiche salute e sicurezza ambientali si presenta decisamente superiore. Non so se sul punto i colleghi vogliono aggiungere qualche ulteriore riflessione. Grazie Daniele, vi chiedo scusa per prima, il sistema non mi permetteva di riattivare l'audio, succede, ci siamo tutti abituati a queste cose nel corso di quest'anno di pandemia e di quest'anno quindi di webinar. Ringrazio Alessandro, ringrazio Daniele. Volevo aggiungere rispetto a questa domanda in chat che il ruolo dell'organismo di vigilanza, quale che sia il reati aggiunti dal legislatore e quale che sia anche la modifica organizzativa intervenuta all'interno della società, è fondamentale. Ora, l'organismo di vigilanza dovrebbe avere sempre un ruolo propulsivo importantissimo nel prima di tutto segnalare alla società, nell'intercettare quindi intanto la normativa, la modifica normativa, ma nell'avere la capacità anche di intercettare tutte quelle modifiche organizzative che chiedono un cambiamento di passo al modello, un aggiornamento del modello. Ovviamente
rispetto al novero dei reati presupposto, non sempre l'organismo di vigilanza, pur in una composizione collegiale, ha al suo interno tutte quelle competenze specifiche che gli permettano direttamente di valutare, ma deve avere la professionalità, che ricordiamo essere uno dei requisiti in capo all'organismo di vigilanza, per capire anche la necessità di far intervenire un terzo specifico, per esempio un consulente come in materia di salute e sicurezza, in materia di ambiente, ma anche rispetto ai nuovi reati presupposto in materia tributaria. Quindi questa capacità di intercettare la necessità di aggiornamento del modello è fondamentale, anche perché noi abbiamo parlato del fatto di tendere all'esimente della responsabilità, ma l'esimente della responsabilità presuppone che il modello contenga il reato della stessa specie che si è verificato, quindi poco potrebbe produrre in termini di esenzione dalle responsabilità o di riduzione del rischio un modello che non contenga la fattispecie di reato poi di fatto verificatasi. Allo stesso modo aggiungo, anche se mi sembra che questo sia emerso in maniera chiara da tutti dagli interventi che hanno preceduto, che ovviamente è l'effettività del modello che fa la differenza. Se noi oggi abbiamo parlato di modelli di gestione che possono inserirsi all'interno del modello 231, di questo abbiamo parlato perché abbiamo bisogno che il modello sia calato nell'organizzazione, sia rispondente all'organizzazione, sia capace di intercettare i rischi specifici dell'organizzazione e sia applicato, sia fortemente applicato dalla società. Nel corso della giornata toccheremo un altro punto importante rispetto all'applicazione del modello, che è quello costituito dalla tracciabilità delle informazioni, a cui Alessandro anche ha accennato in termini di relativamente alle informazioni in materia di salute e sicurezza, ma che invece riveste un'importanza generalizzata su tutte le informazioni, tanto per quello che riguarda i flussi informativi, e anche da questo punto di vista i 20 anni non sono passati in vano, perché i primi modelli organizzativi avevano poche informazioni e richiedevano alla società di trasmettere agli organismi di vigilanza minime informazioni, facendo sì che la differenza fra un organismo capace di funzionare e un organismo effettivamente capace di vigilare dipendesse dalla capacità dei singoli e dalla capacità dei componenti dell'organismo di vigilanza di andarsi a recuperare le informazioni. Questo nel tempo è stato superato, oggi tutti noi sappiamo, e per primo ce lo insegnano le società, l'importanza di flussi informativi compiuti. E se devo dare un suggerimento a questo riguardo, quando le società si affidano ad un consulente per la costruzione del modello, ad esito del risk assessment, devono pretendere la procedura dei flussi informativi, perché solo a seguito di un risk assessment correttamente svolto si intercettano quei flussi informativi già presenti in società, che se trasmessi all'organismo di vigilanza non appesantiscono il lavoro delle società, dei componenti delle varie strutture di controllo presenti in società, e permettono all'organismo di vigilanza di svolgere in maniera consapevole il suo lavoro. Allo stesso modo, ovviamente, accanto ai flussi informativi sappiamo, e anche di questo ci occuperemo nel pomeriggio, il ruolo importante che ha avuto poi il meccanismo della segnalazione, il cosiddetto whistleblowing. Sono due cose totalmente diverse che però si cumulano in quel processo di effettiva applicazione della 231 e dei modelli organizzativi. Da ultimo, io credo che un plauso in qualche modo vada fatto alle società, perché quell'atteggiamento un po' respingente, un po' di difficoltà
a applicare la normativa che si è manifestato agli inizi di questa normativa. Io vedo che soprattutto ovviamente nelle società di medio-grandi dimensioni, nelle società che appartengono a gruppi internazionali, è stato assolutamente superato a fronte di una maggiore maturità, di una maggiore consapevolezza e dell'esistenza all'interno delle società di una serie di attori che concorrono alla buona tenuta del modello. Mi riferisco in primo luogo all'internal audit, mi riferisco a tutte le volte che ci sono ai comitati di controllo, alle società di revisione che pure indirettamente possono dare un contributo, ma anche al ruolo importante che gli organismi di vigilanza e gli altri organismi di controllo, primo fra tutti i sindaci, sinergicamente possono svolgere. Io credo che il tempo di questo incontro si sia esaurito. Ovviamente se ci fossero altre domande, potremo anche con le mail, se i partecipanti intendono darla, indicare la mail, potremo anche rispondere. E come ho detto all'inizio, sul sito dello studio, nella sezione eventi, trovate le slide e trovate la registrazione dell'evento. Ringrazio ancora una volta Alessandro Foti e la sua associazione per la sicurezza e l'ambiente, e ringrazio i colleghi Alberto Bertuzzo e Daniele Ghevi. Vi do appuntamento, qualora ce la facciate, ne abbiate voglia di restare con noi, agli altri argomenti che affronteremo negli altri tavoli.